Ed eccoci pronti per il collegamento con il nostro Enrico Giancari dalla redazione social e con lui vogliamo parlare di sport. Intanto sapere novità in casa della Pescara, ma poi anche oggi parleremo di Olimpiadi. Sul Pescara vorrei dire che c'è una partita inaugurale del nuovo stadio di Penne, nuovo vecchio stadio di Penne, per rivisitato. L'appuntamento è il 6 agosto alle 18. Con i biancazzurri che appunto affronteranno la formazione del Penne 1920, ma ci sono altre novità, immagino, Enrico. Ciao Marina, buon pomeriggio. Allora, diciamo che oggi è il giorno della firma di Cancellotti, l'esterno ex Perugia, Tommaso Cancellotti, 29 anni, già visto in maglia biancorossa in Abruzzo con il Teramo. Dovrebbe firmare per il Pescara, l'accordo è già stato fatto, va solo ratificato e va, diciamo, decisa la formula. Di sicuro arriverà a titolo definitivo dal Perugia, potrebbe essere un biennale, ma più probabile la formula dell'1 più 1, dunque un anno con opzione di rinnovo. Con Cancellotti e con Zappella, che è stato uno dei primi biancazzurri a firmare, diciamo che è stata blindata e completata la corsia di destra, mentre a sinistra firmerà a breve Rasi, il giovane giocatore che viene dalla Vibonese, era svincolato, ha convinto Oteri nel ritiro di Palena e verrà tesserato. Per completare le corsie va risolta la questione relativa a Nzita. Il giocatore ha mercato in Serie B, la società però prima di cederlo vuole anche trovare delle alternative. Dovesse rimanere Nzita a Pescara, ad oggi 60% permanenza, 40% partenza, è chiuso il mercato sugli esterni, altrimenti si va a valutare qualche profilo con il nome di Ricci, che è un po' il sogno proibito del DS Matteassi, il giocatore di proprietà del Parma, cerca ancora la Serie B, cerca una chiamata importante dalla B dove possa giocare. Lui è di proprietà del Parma, che fa il campionato di Serie B, ma il Parma non punta sul giocatore. Qualora non dovesse arrivare Matteassi, riproverà a fare questa operazione. Per quanto riguarda altri ruoli, brevemente ti dico, Marina, che a centrocampo si sono attivate nuovamente le piste per Armellino in uscita dal Monza, ma anche qui prima il Pescara dovrà fare delle uscite. Mentre su Panico c'è una leggera frenata, perché? Perché il DS Matteassi insieme con Auteri potrebbe optare per cercare un attaccante centrale in più e spostare De Marchi sull'esterno. Verrà deciso nei primi giorni della prossima settimana. Il primo vero obiettivo lì resta l'attaccante Gori, classe 99, di proprietà della Fiorentina. Questo per quanto riguarda il Pescara, che rivedremo in campo, come hai detto tu in apertura, Marina, venerdì nel test amichevole delle ore 18 a Penne contro la locale formazione. Olimpiadi, c'è un po' d'Abruzzo nel successo fino a questo punto del team basket? Sì, c'è tanto Abruzzo nella vittoria di questa mattina 80-71 della nazionale di basket contro la Nigeria, una vittoria importante perché ha blindato la qualificazione agli ottavi di finale della nostra nazionale. Poi la vittoria ampia dell'Australia sulla Germania ha detto che l'Italia ha chiuso seconda nel girone e domani sarà nella seconda fascia di serie nel sorteggio del tabellone dei quarti di finale. Ancora bene sia Ricci che Fontecchio, che sono i due abruzzesi che stanno facendo molto bene con la nostra nazionale, ma ci sono altre notizie abruzzesi per quanto riguarda le Olimpiadi. La prima arriva dalla pallanuoto, perché il 7 bello di Di Fulvio ha battuto il Giappone 16-9 nell'ultima giornata delle qualificazioni, all'Italia che era abbondantemente qualificata. Ma perché una giornata importante, Marina? Perché Di Fulvio oggi ha festeggiato la presenza numero 200 in maglia, o meglio, con la canotta azzurra della nazionale. E poi c'è stato poco fa il sorteggio per gli ottavi di finale del beach volley, dove c'è l'atleta abruzzese di Ortona, Paolo Nicolai, che gioca in coppia con Daniele Lupo, già medaglia d'argento alle Olimpiadi di Rio. Giocheranno lunedì mattina alle ore 10 italiane contro la seconda coppia polacca. La prima l'Italia l'ha già battuta nel girone di qualificazione. Dunque agli ottavi nel beach volley sarà ancora una volta Italia-Polonia, e poi nell'atletica a breve toccherà a Gaia Sabatini nelle qualificazioni dei 1500 metri. Insomma, c'è tanto Enrico, ti Abruzzo, chiedo, Marina. posso chiederti una domanda con una risposta brevissima perché siamo fuori tempo? Siamo qua. C'è
si parla molto, insomma, delle prestazioni degli atleti italiani alle Olimpiadi, chi dice che stanno facendo bene, chi dice che sono deludenti. Secondo te come sta andando? In due parole, senza entrare, tu segui molti sport, pratichi anche molti sport, quindi puoi magari raccontarci bene se secondo te è una spedizione fruttuosa o si poteva avere e ottenere qualcosa di più al momento. I conti si fanno sempre alla fine, al momento manca qualche medaglia d'oro rispetto alle previsioni, ma il numero complessivo delle medaglie non è male. Ti segnalo, e con questo chiudo, il record italiano fatto non più di un'ora fa nei 100 metri da Jacobs, 9,94, è un tempo davvero clamoroso. A te.